Roma, 24 giugno, Viale Mazzini. Vergogna, vergogna, vergogna! Nemmeno una citazione dal TG che noi paghiamo! A manifestare di fronte alla sede RAI sono un centinaio di cittadini aquilani, arrivati in pullman per protestare contro il TG di Rai 1 di Augusto Minzolini, colpevole, secondo loro, di non informare sulla situazione della città a più di un anno dal terremoto. Quello che ha fatto lui è stato un oscuramento. Perché? Per chi? Chi lo ha comandato? Lui non può fare questo, è servizio pubblico, non è servizio privato. TG2 ha fatto la stessa cosa. Nella seconda giornata, il 17 giugno alle ore 13, hanno mandato 30 secondi. 30 secondi. Di noi si è occupato il TG3, TG News 24, la 7 e basta. L'Aquila non esiste più sulla carta geografica. Che finché abbiamo fatto comodo, fino alle elezioni amministrative di marzo, erano tutti i giorni all'Aquila, inauguravano cose non fatte da loro e ci mandavano ogni giorno sui telegiornali. Da quando si è spenta, non siamo serviti più, da quando è finita la campagna elettorale, dell'Aquila se ne fregano tutti. Che cosa voglia di dire al direttore del TG1? Beh, mi deve spiegare quali sono le notizie, se è il gossip, la Nutella, la dieta di qualche divetta, oppure se invece è la rivolta di un popolo, oltre 20.000 persone, ma una città come l'Aquila oggi è in pratica tutta la città, perché ci sono ancora 30.000 persone sparpagliate per la regione in autonoma sistemazione. Se non è una notizia questa, mi deve spiegare perché fare il giornalismo. Intanto nella sala conferenze della RAI si sta svolgendo la presentazione di una serie di documentari prodotti dal TG1 e da RAI Cinema. È atteso proprio Minzolini. Siamo lì ad aspettarlo, ma del direttore, dopo ore di attesa, neanche l'ombra. Io non faccio l'avvocato difensore del direttore, però sapeva di avere un impegno istituzionale e non l'ha deciso mezz'ora fa. Fuori gli aquilani chiedono perché il TG1 non ha raccontato le proteste della gente. Sono tornata da New York da 10 ore, sono la persona meno indicata alla quale fare queste domande perché francamente non lo so, vi direi una stupidaggine, non è mio costume. Una sua collega Busi, credo, sarà anche una sua amica, ha lasciato il TG1 in protesta contro la linea del direttore. Lei si rivede nella linea di Minzolini? Io non mi rivedo nella linea di nessuno. Io faccio la giornalista e racconto i fatti e credo che non ci fosse solo un problema di linea nel fatto che Maria Luisa Busi se ne sia andata. C'era una dialettica tra i due e se n'è andata. Quindi. Lei crede che il TG1 racconti i fatti? Io penso proprio di sì, anche perché lavoro al TG1 e racconto i fatti. Ciao!